E questa è una grande nuova puntata di Bologna Live Tour 215. 215. Facciamo come fanno dei dress, avete visto dei dress, il tormentone? Di che colore è sta maglia? Bianca, gialla o tutta bianca? Diciamo che c'è stato un piccolo errore di candeggina, è colpa mia. È candeggina delicata che ti dà l'impressione di essere una grande bianca. Quindi ditemi, è bianca o gialla? È gialla oppure è tutta bianca? Beh, fa moda essere più colori. Spieghiamo subito l'accaduto. Hanno fatto passare un aratro in centro a Bologna e adesso c'è questa situazione. Togliamo le reti. Mamma mia! Sai i film 3D, no? Che si passa, entri. Ecco quando devi risolvere il problema della candeggina. Don't like this, bro. Vengo trascinato in negozi assurdi. Belli questi colori, però. Le camere sono più belle che dal vivo. Eccoci ancora con la non stabilizzazione. No, grazie, mi dispiace. Very sorry, bro. I got no money. I got no money. Musica. Radio Bruno in piazza Babau. Tanto ormai avete capito come si chiama questa piazza, ho fatto 8 video qua dentro. Oh my dog! Un altro zoom, uno zoom sacro un'altra volta. Noi sappiamo che siamo famosi per questa cosa, lo zoom sacro non stabilizzato, è assolutamente digitale. La bellezza bolognese riassunta in un unico palazzo. Anzi, un'altra piccola inquadratura. Ah sì, perché non si inquadra mai una volta una cosa così. Un delicato stop alla cremeria Santo Stefano, a un posto dove si degustano torte, c'è scritto. Vabbè, io non le ho viste. Però c'è un buon gelato. GG, primo su TripAdvisor 2013. Beh, insomma, venite a mangiare il gelato qui. Questa è la bella pubblicità. Adesso, ragazzi, dovete mandarmi un bel assegno di 8.000 euro pubblicitari sul mio conto. Grazie! Vi faccio vivere un po' di emozione del mercatino di Bologna. Qua non si vede granché. Adesso vi faccio un bello zoom sfumato e non ci state dentro. Guardate che roba, mamma mia, non si legge. È arte del tappeto. Great. Guardate la visuale, che meraviglia. Cosa migliore però è la colonna davanti a me. Adesso faccio un video sacrilego dentro l'Apple Store di Bologna con un Lumia. Signori, capiamoci. Sto provando, signori, un iPhone 6, potete vedere. Devo dire che sono molto colpito dal 6 Plus, stabilizzazione ottica eccezionale, effettivamente è vero. E video 60 frame per secondo, non si può cambiare impostazioni però. Questo è un po' limitante, diciamo che è un po' strano. Qui ha uno schermo fantastico, il 6, è sottilissimo, è abbastanza leggero, è un vero spettacolo. 4 pollici 7 secondo me è l'unica dimensione usabile per un cellulare, perché vedete che con una mano, io le mani abbastanza grandi, ci arrivo a pelo in alto, tiro giù la tendina, quindi per me così è ancora one handed, però siamo proprio al limite. 4 e 7, già 5 secondo me sono troppo grandi. È impressive comunque. Il 6 Plus, ragazzi, è spettacolare, però è troppo grande, peccato.